Sono qua. La domanda che volevo fare è inerente a questo contatto tra gli Adam e gli Elohim. Non ci sono tracce di prove concrete degli Adam, di oggetti presi dagli Elohim? Cioè, perché guardando un pochettino la mentalità dell'uomo, erano indietro tecnologicamente, erano molto, molto poco avanzati gli Adam. Gli Elohim invece erano molto avanti. Non c'è qualcuno, non c'è segnato all'interno del Vecchio Testamento che qualcuno ha cercato di impossessarsi di, non dico della tecnologia perché magari non la sapesse usare, di un qualcosa all'interno di questi macchinari, di no, questa tecnologia? Così no, nel senso che quelle cose che avevano, dalla Bibbia risulta gliel'ha andate loro, tipo l'Arca dell'Alleanza, per capire. Un'ultima cosa, per quanto riguarda il popolo ebreo, adesso magari sbaglio, leggendo alcuni libri, il primo ghetto contro gli ebrei è del 1100, quindi è da migliaia di anni che li perseguitano. Da che cosa deriva questo? Cioè questa persecuzione verso il popolo ebreo, che storicamente ritorna, eccetera. Perché se ne ha ucciso... Deriva dal fatto che il cristianesimo a un certo punto ha voluto imporsi come religione dominante e quindi, come dire, tenere sotto controllo quelli da cui teoricamente quella della religione sarebbe derivata almeno come radice. Poi però qui il problema è bivalente, nel senso che è vero che c'è una cultura che ha chiuso gli ebrei in un ghetto, ma è altrettanto vero che gli ebrei volutamente si sono sempre chiusi in un ghetto come garanzia per la loro sopravvivenza. Cioè gli ebrei si sono sempre considerati il popolo eletto, si sono sempre considerati, e in quanto tali rimangono ben chiusi al loro interno. Questa è stata anche una loro scelta precisa. Quindi, come dire, questo era un rapporto bilaterale, cioè non c'erano soltanto gli ebrei che avrebbero voluto, no, gli ebrei non hanno mai voluto l'assimilazione, nel senso che loro sono loro. Quindi, insomma, la chiusura è anche parzialmente voluta. Poi un conto è la chiusura, un conto è la violenza, che sono due discorsi diversi, sia ben chiaro. Ma la chiusura, cioè la ghettizzazione culturale, religiosa da parte loro, è chiarissima, è evidente. Insomma, è evidente. Ci sono loro e i Coim, che sono tutti gli altri. Questo è un concetto. Come? Esattamente, questo è un concetto che esiste da sempre. Sempre. Quindi in realtà, insomma, c'è un rapporto. Poi già mi hanno scritto che sono un antisemita, quindi sì, un po'. Io ti voglio. Per cui. Prego. Io volevo sapere se hai trovato o se ne hai cercati punti di contatto con l'archeologia, soprattutto quell'archeologia che si vuole un po' tenere nascosta. Se ne hai cercati. Beh, non è che li ho cercati, perché appunto non bisogna fare i tuttologi e quindi. Però è chiaro che, come dire, mi guardo un po' attorno, no? Nel senso che quindi seguo le cose che vengono pubblicate. E per quanto riguarda l'esistenza di quelli lì, l'archeologia è, come dire, strapiena di testimonianze di opere che abbiamo sotto gli occhi e che noi oggi non sapremmo fare. Ovviamente, per esempio, una cosa di cui non si sente mai parlare, che sono le Sayana Lines. Sono in Bolivia 16.000 chilometri di linee rette, che sono ancora più stupefacenti dei disegni di Nazca, che già sono stupefacenti, perché queste linee rette proseguono rette nelle pianure, salgono diritte lungo le montagne fino a 4.000-4.500 metri, scendono sull'altro versante delle montagne, scavalcano la valle, per chilometri e chilometri. Ora, nessun uomo che non abbia un puntatore laser dall'alto può fare una roba del genere. 16.000 chilometri. È recentissimo questo, eh? È recentissimo questo. Subito, perché non si sapeva dell'esistenza, 16.000 chilometri.
Com'è che si chiamano? Siam Alliance, perché si trovano nel massiccio dove c'è questo ghiacciaio. Cioè, quindi, poi, vabbè, Puma Punku, piuttosto che Baalbek, insomma, è pieno di testimonianze. Mi dicono dall'Albania sui Ma sui cherubini c'è l'uomo di Palenque, che era, sembra il disegno di uno seduto su un cherubino, della descrizione biblica, sembra veramente il disegno di uno seduto, come si sta seduti a cavallo su un cherubino, che corrisponde con le ruote posteriori, eccetera, fiammeggianti, eccetera. No, stavo dicendo? Ci sono testimonianze dappertutto, archeologiche. No, delle piramidi, e dell'Albania. Secondo me, ho fatto un'intervista dall'Albania, questo giornalista della rete nazionale mi raccontava di un disco metallico di circa un chilometro di diametro che è stato trovato nel nord dell'Albania, sottoterra, sì, enorme, e soprattutto di enormi anelli metallici che sono piazzati a varie altezze su montagne che vanno dai 700 ai 2000 metri, con quindi la parte di ferro di ancoraggio che è entrata nelle rocce e si apre dentro le rocce, con questi anelli fuori, che teoricamente potrebbero essere, come dire, anelli di ancoraggio per navi, no? Quando magari quel territorio era sommerso. Il problema è che si trovano a 700 metri come a 2000 metri. Quindi, che cosa si legava lì? Non lo sanno spiegare, però sono lì, enormi. Ma le stesse piramidi non saremmo ancora in grado, quelle piramidi di Gizeh non saremmo in grado di costruirle. Soprattutto, per esempio, Baalbek, che un costruttore di navi, mi ha detto non sapremo come fare. Però sono lì sotto gli occhi di tutti, basta andarle a vedere, insomma, quindi queste cose qui sono inspiegabili, quindi, però sono state fatte. Cioè, mentre qui possiamo dire, vabbè, sono testi, sono favole, sei tu che le interpreti in un certo modo, ok, va bene, tutto possibile. Invece quelle cose lì sono lì, e se uno dice come le hanno fatte, diciamo che non sappiamo, perché non sapremo farle neanche adesso. Però sono lì, uno le tocca con mano. Dove? Signora, perché hanno smesso a un certo punto di utilizzare gli Adam? Si sono stufati, non piacevano più, sono andati per altri. C'è scritto, intanto dovremmo essere sicurissimi che non ci utilizzano più. Esatto, è appunto. Però no, c'è una documentazione. Perché noi potremmo continuare a essere animali d'allevamento. Esatto. Ma traccia scritta del fatto che abbiano smesso di... A un certo punto se ne sono andati. Non c'è una traccia scritta. C'è in Giuseppe Flavio un racconto del relativo al 70 d.C., nelle guerre giudaiche, nel libro sesto, dove lui dice quando arrivano i romani a conquistare Gerusalemme, i sacerdoti che si trovano, che curano il tempio, sentono nella parte più interna del tempio una voce che dice noi abbandoniamo questo luogo, e poi dice che nel mese di Artemisio, che sarebbe il mese dopo la Pasqua ebraica, fu vista nei cieli una visione che se non avesse avuto tanti testimoni non sarebbe creduta, carri celesti circondare la città tra le nubi e poi andarsene. 70 d.C. No, la stranezza è che... Quindi o era un ufologo anche lui. Io devo dire che ho una grande fortuna. Io vivo sotto il Musinè, che sapete, è la montagna ufologica per eccellenza, non ho mai visto nulla in vita mia, neanche una lucina. Quindi non posso neanche dire di essere condizionato dal fatto di aver visto qualcosa, perché non ho mai visto nulla. Ho dormito a casa di una contattista dopo una conferenza a Verona, lei vive in un ex convento, e le persone che hanno dormito in quella casa, finita la conferenza eravamo al ristorante, eccetera, e mi dicevano guarda lì dentro... Succede di tutto.
Il mattino dopo ho detto: Marina, a me gli alieni mi schifano perché neanche un rumore. Cioè, voglio dire, in un ex convento neanche una porta che cigolasse. Vivo tranquillo. Ma ti tengono la laga. Se queste cose sono vere, bene, se non sono vere, bene. Perché interagivano in maniera palese, poi, oppure sono seduti nel congresso americano. Sì. Ah, prima laggiù. Poi un altro ragazzo davanti, poi lui. Sì. Cioè, adesso siamo un po' a nostra spera verso la fine, perché se no non vogliamo andare come siete mattino. Però io vedo una visione pessimistica di questa situazione, no? Prima ho citato le cinque lingue sacre, non per sapere della lingua ebraica, ma per vedere se altre popolazioni, come ad esempio i tibetani, hanno costruito monasteri in posti assurdi con tecniche di cui si parla più di effetti provocati dall'uomo in maniera naturale, non so, musica, per cui magia, diciamo così, quella parte di natura che non conosciamo, che potrebbe creare i miracoli, come dicevamo prima, in tutte le parti del mondo, e per cui c'è una visione anche abbastanza, ad esempio, uno vive nella sua realtà, nella tua non succede niente di miracoloso perché forse non ci credi. Può darsi. Può essere. Sì, 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 può darsi, può darsi. Sto parlando proprio, non no, so. No, no, può darsi, può darsi. Cioè, perché? Non le studio mica. Certo. Certo. Ed è un altro... ecco, non c'è una visione positiva di questo incontro, diciamo, tra gli Elohim e noi, ma potrebbe anche esserci stata, perché pure a un certo punto loro che ci hanno fatto progredire così velocemente in un attimo, diciamo, il loro questo loro agire è diventato un problema poi per loro, perché dandoci delle possibilità hanno dato forse anche a te la possibilità di evolvere velocemente e di arrivare a delle conclusioni. Fossimo stati tutte scimmie, nessuno, non saremmo qua a discutere di questo. Per cui, ma io ho un'impressione, diciamo così, geneticamente positivo. Ma, no, ma la mia impressione è assolutamente positiva. Allora, quando io racconto magari in un modo brutale certe cose, mi riferisco al testo biblico. So bene, dai racconti che ci arrivano dai popoli che nulla hanno avuto a che vedere con la Bibbia, che tra questi qui c'erano quelli che si occupavano di arte, di musica, di quelli che hanno insegnato la scrittura. Cioè, voglio dire, la Bibbia dice che lui era un Ish Milchama, cioè uomo di guerra, punto. Lo definisce due volte, un guerriero. Lui faceva il suo mestiere, punto. A lui della cultura non interessava, ma ad altri suoi colleghi invece interessava, e come. Cioè, quindi voglio dire, la visione di insieme è decisamente positiva. Io per combinazione mi occupo di questo libro qui, che parla di un guerriero. Che parla di un guerriero. Così lo definisce la Bibbia. Il Dio degli eserciti. Il Dio degli eserciti, eccetera, 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 proprio Ish Milchama, no? Cioè, individuo maschio di guerra. E dopodiché, però, voglio dire, in effetti, cioè, tutti i colpi, se è vero, no? Tutti i colpi di acceleratore che hanno dato, e beh, è chiaro, sono stati tutti colpi di acceleratore positivi, perché altrimenti noi saremmo fermi evolutivamente ancora da un sacco di tempo, no? Quindi se abbiamo come dire, acquisito in fretta tutta una serie di capacità, di conoscenze, eccetera, 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 probabilmente dobbiamo dire grazie a questi signori qui, non ci sono mica ma dubbi. Ma sono tutti, scusami, tutti maschi.